Imola. 16 settembre 2023, le strade di Imola sono colorate di sangue. Incidente stanotte stasera all'intersezione del semaforo tra viale Francesco D'Agostino e via Salvo. D'acquisto. Nel distretto di Pedagna un incidente che ha avuto luogo intorno alle 3. Che ha coinvolto un'auto e una moto. Un uomo di 41 anni è nell'impatto. Che stava cavalcando le sue due ruote. Queste sono Antonio Vilardi, nato a Cosenza e residente a Imola. Era un chirurgo specializzato in ortopedia. In un ragazzo di 24 anni che invece è spinto l'auto. Che avrebbe riportato lievi lesioni era positivo per il test dell'alcol con un valore di 1,21 GLED. È stato arrestato per su strada. Secondo le prime ricostruzioni. In considerazione degli uomini dell'arma nelle mani del maggiore Andrea Oxilia. Motociclista. Cavalcando il suo mostro Ducati. Sarebbe stato tamponato e sopraffatto da dietro l'auto del giovane. Un Mazda CX-30. Mentre lasciava semaforo verde. Sul punto gli 118 operatori sanitari con ambulanza e automobilismo. Anche l'elicottero di salvataggio è stato avvisato. Ma per il motociclista non c'era già altro da fare. A disposizione del pubblico ministero di Bologna. Il 24LD arrestato dai carabinieri. Tuttavia, si tenne in attesa del suo trasferimento in prigione.